Se riscontrate problemi riguardo agli errori o di un programma non riconosciuto sul prompt dei comandi, oppure c'è un errore del file batch su CMD, in questo caso se ti esce questo tipo di errore che vedi sullo schermo, questo qua sul CMD, è possibile risolvere il problema andando un attimo nella cartella in Esplora File, vai su questo PC, vai su disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Windows, scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella del System32. Questo metodo funziona su tutti i sistemi operativi. Entriamo così nella sua cartella, clicchiamo qua sopra, copiamo così il percorso file e facciamo copia. Una volta fatto, andiamo direttamente su Visualizza impostazioni di sistema avanzate, vai su Variabili d'ambiente, vai su Nuova, nome variabile, vai a scrivere così PATH, valore variabile, CTRL V e inserisci così il percorso file di System32 e fai OK. Una volta fatto, fai OK e facciamo OK. Andiamo così ad eseguire il CMD, prompt dei comandi, esegui come amministratore. Una volta fatto, andiamo a vedere se funziona così i comandi su CMD, quindi ip config. Questo funziona, sfc spazio slash scanno. E quest'altro funziona. Avvia in corso dell'analisi di sistema. L'analisi funziona sul prompt dei comandi. Quindi, se questo video è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo ai caricamenti o gli errori del file batch su CMD, che non è stato eseguito nessun comando, che non è stato riconosciuto il comando sul prompt dei comandi, iscriviti, lascia like, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!